Siamo qui al termine di Rado contro Stanton, finisce 6-2 per Stanton, partita tirata fino a un certo punto della gara. Francesco, avevate tenuto bene il campo fino alla seconda parte del secondo tempo, però c'è stato un tracollo, loro sono venuti fuori da quando hanno segnato il 4-2, poi diciamo è diventata poi difficile giocarla. Comincia male per voi l'Europa League, però ci sono altre due gare e bisognerà vincerle tutte e due per rientrare diciamo tra le prime due, altrimenti si dovrà provare a entrare almeno in Coppa Italia. Sì, diciamo che sì, come hai detto tu, la partita era abbastanza equilibrata fino a anche più di metà, gli ultimi 8 minuti che acquistavamo 2-2, avevamo preso il 3-2 su quella coincidenza del cambio, sulla coincidenza del cambio, e poi era finita, quindi ci siamo riversati più in avanti per cercare di recuperarla, e poi in contropiede ci sta che li prendi, vai per recuperare qualche gol anche molto bello, devo dire la verità, da parte degli avversari. Sì, è vero, abbiamo trovato due jolly belli, però sì, vabbè, dobbiamo vincere entrambe le altre due, noi daremo il massimo, come sempre. Mi dispiace per questa partita, però potevamo gestirla un po' meglio, forse sì che eravamo passati pure in vantaggio all'inizio. E quindi vabbè, magari giostrarla meglio. Però va bene così, anche complimenti all'avversario che comunque ha fatto la sua partita. Complimenti agli altri. In bocca al lupo allora per le prossime gare. In bocca al lupo anche a voi. Alla prossima. Passiamo invece a Stanton, ragazzi, è una vittoria importantissima perché vi regala i primi 3 punti in Coppa, avanti in campionato, quindi sta andando più che bene. Sì. Importante secondo me divertirci sempre, altrimenti poi arriva il gioco, perché se non si diverte non c'è la motivazione. Io poi sono amico di Arturo, che è quello che ragazzi tira un po' più forte degli altri, e non conoscevo gli altri, sono tutti bravi ragazzi, mi fa piacere venire perché mi diverti. E diciamo che tutto sommato alla fine la partita è stata molto equilibrata, anche agli avversari. Nel finale però avete fatto la differenza, perché siete venuti fuori alla grande, qualche bel gol, devo dire la verità, anche da parte tua, secondo me migliore in campo. E come dicevi, sì, il presupposto è il divertimento, visto che lo scopo di questi tornei, altrimenti uno veramente ci provava con altri sacrifici. È chiaro, è chiaro. Lo spirito secondo me deve essere sempre quello goliardico, e quando poi si vince ancora meglio. Ti ringrazio, in bocca al lupo per le prossime, complimenti, grazie.